Allora, buongiorno a tutti e oggi voglio parlarvi di un filosofo che si chiama Gilles Deleuze e di un suo testo, forse il suo testo fondamentale, che è questo qui, e si chiama Logica del senso. Nella quarta di copertina c'è ovviamente la descrizione e questo qui è un testo del 1969. Si tratta di un testo certamente di non facile lettura, ma al tempo stesso devo dire che si tratta di un testo che mi ha affascinato tantissimo. Questo perché è ricco di una serie di rimandi, metafore e spunti di riflessione molto particolari. Mi ha colpito, ad esempio, il riferimento a Lewis Carroll, che c'è praticamente in tutto, in tutti i capitoli di questo libro, e nel suo racconto Alice nel Paese delle Meraviglie, racconto dal quale Deleuze raccoglie tutta una serie di riflessioni molto interessanti ed affascinanti. Come dice il titolo, si tratta del senso e del suo particolare rapporto con l'inconscio e con il linguaggio. Innanzitutto, devo precisare che non ho nessuna pretesa di essere esaustivo per quel che riguarda appunto questo testo. La mia è una descrizione molto semplice, senza presunzione, senza pretese. Io mi occuperò in questo video soltanto della descrizione dei primi due capitoli. E questo per ragioni di tempo. Intanto dico che se ci sarà interesse per questo video, se vi interessa e vi piace questa esposizione, potete contribuire cliccando mi piace e iscrivendovi al canale. In questo modo io avrò una motivazione per continuare a parlare di Gilles Deleuze della sua opera. Tutti i capitoli fanno riferimento ai paradossi, quindi questa è un'opera che parla dei paradossi, quindi la logica del senso per Deleuze è strettamente collegata ai paradossi. Dicevo, parlerò dei primi due capitoli, il primo riguarda il puro divenire e il suo rapporto, con il paradosso appunto del puro divenire. Il secondo capitolo, riguarda gli effetti di superficie. In che cosa consiste il paradosso? In questo primo capitolo si parla del paradosso del puro divenire, ovvero sia l'affermazione dei due sensi nello stesso tempo. E Deleuze parte, da Platone, il quale ci invitava a distinguere due dimensioni differenti, quella delle cose fisse, limitate e misurate, è quella di un puro divenire senza fine. Era già presente quindi in Platone la definizione di un tempo diverso, un tempo che non riguarda il presente e non riguarda l'esistente, ma piuttosto schiva il presente e riguarda il passato e il futuro, ma simultaneamente. Questo verrà definito Aion. Qui Deleuze afferma di riconoscere la dualità platonica, però fa una precisazione e dice: non è affatto quella dell'intelligibile e del sensibile, dell'idea e della materia, delle idee e dei corpi, ma è una dualità più profonda, più segreta. Quindi non è la distinzione tra il modello e la copia, ma quella tra le copie e i simulacri. Gli stoici, a loro volta, afferma Deleuze, distinguevano due tipi di cose: i corpi e gli effetti. I corpi con le loro tensioni, le loro qualità fisiche, le loro relazioni, le loro azioni e passioni e i corrispondenti stati di cose. Tali stati di cose, azioni e passioni sono determinati dalle mescolanze tra corpi. Veniamo alla definizione degli effetti. Affermavano gli stoici, tutti i corpi sono cause gli uni per gli altri. Gli uni rispetto agli altri, ma di che cosa? Essi sono cause di certe cose, cose di ben altra natura. Questi effetti non sono corpi, ma propriamente degli incorporei. Non sono qualità e proprietà fisiche, ma attributi logici o dialettici.
non sono cose o stati di cose, ma eventi. Non si può dire che esistano, ma piuttosto che essi sussistano o insistano, poiché hanno quel minimo di essere che conviene a ciò che non è una cosa, entità non esistente. Veniamo ora ad analizzare il rapporto che c'è tra il linguaggio e queste due dimensioni di cui abbiamo parlato, ovvero sia dei corpi e degli effetti, e il rapporto che c'è tra il linguaggio e il senso. Ancora una volta Deleuze fa riferimento a Platone ed in particolare al Cratilo. E afferma Deleuze: a Platone accade perfino di chiedersi se questo puro divenire non sia in un rapporto molto particolare con il linguaggio. Questo ci sembra uno dei sensi principali del Cratilo. In tutta l'opera di Deleuze si farà riferimento al linguaggio. Quindi, una prima definizione del senso che avviene in questo primo capitolo è quella su questo puro divenire, ovvero sia il paradosso dell'affermazione di passato e futuro nello stesso tempo. Per Deleuze, questa nuova dualità fra i corpi o stati di cose e gli effetti o eventi incorporei, scoperta dagli stoici, comporta uno sconvolgimento della filosofia. Per esempio, in Aristotele tutte le categorie si dicono in funzione dell'essere e la differenza passa nell'essere, tra la sostanza come senso primo e le altre categorie che sono a essa riferite come accidenti. Per gli stoici, al contrario, gli stati di cose, quantità e qualità, sono esseri o corpi, non meno della sostanza. Anche nell'opera di Lewis Carroll, osserva Deleuze, c'è un rapporto molto stretto tra le avventure di Alice ed il linguaggio, o che avvengono anche attraverso l'uso del linguaggio. Si rileva in quest'opera la contestazione dell'identità personale di Alice, la perdita del nome proprio. In che cosa consiste questa perdita del nome proprio di Alice? Afferma Deleuze, in riferimento a quest'opera di Lewis Carroll, il nome proprio o singolare è garantito dalla permanenza di un sapere. Tale sapere è incarnato nei nomi generali che designano soste e stati di quiete, sostantivi e aggettivi, con i quali il proprio mantiene un rapporto costante. Così l'io personale ha bisogno del Dio e del mondo in generale. Ma quando i sostantivi e gli aggettivi cominciano a fondersi, quando i nomi che designano sosta e stato di quiete sono trascinati dai verbi di puro divenire e scivolano nel linguaggio degli eventi, si perde ogni identità per l'io, il mondo e Dio. Ecco, qui avviene una distinzione che è presente, secondo Deleuze, nell'opera Alice nel Paese delle Meraviglie, tra i sostantivi e gli aggettivi che andrebbero a designare i corpi, le cose o gli stati di cose, e dall'altro lato i verbi che andrebbero a designare gli effetti. Da questa osservazione Deleuze ne ricava una considerazione. L'incertezza personale non è infatti un dubbio esterno a ciò che accade, bensì una struttura obiettiva dell'evento stesso, in quanto va sempre in due sensi contemporaneamente e dilania il soggetto secondo questa duplice direzione. Il paradosso è, conclude Deleuze, innanzitutto ciò che distrugge il buon senso come senso unico, ma anche ciò che distrugge il senso comune come assegnazione di identità fisse. In questa slide ho voluto rappresentare possibilmente questi concetti. Abbiamo una profondità, luogo dei corpi, delle cose e i relativi stati di cose, che come gli stoici affermavano sono corpi a tutti gli effetti, e abbiamo una superficie, luogo degli effetti che vengono definiti incorporei. Quindi potremmo dire che i corpi sono in profondità, mentre gli eventi sono in superficie. La profondità riguarda l'essere reale. La superficie invece riguarda il piano dei fatti, il piano degli eventi. In profondità abbiamo i corpi, le cose e gli stati di cose, in superficie abbiamo gli eventi.
In questa slide ho voluto riassumere i concetti espressi da Deleuze. A quanto pare si tratta di un'evoluzione del pensiero degli storici. Quindi abbiamo due ambiti, due dimensioni, quella dei corpi e quella degli effetti, definiti incorporei. La dimensione dei corpi riguarda le cose e gli stati di cose che sono in uno stato di quiete, ma riguarda anche le qualità dei corpi, le proprietà fisiche. Questi corpi agiscono e patiscono, quindi sono agenti e pazienti. Hanno i caratteri della sostanza e sono cause gli uni rispetto agli altri. Fanno riferimento all'identità dell'io, a differenza degli effetti. Come abbiamo visto, fanno riferimento alla perdita di identità dell'io, come avviene in Alice. I corpi esistono nel tempo presente, sono in profondità, come abbiamo osservato. Per ciò che concerne il linguaggio, hanno a che fare con i sostantivi e con gli aggettivi. Gli effetti, definiti incorporei, fanno riferimento agli eventi e ad un puro divenire. Non sono qualità o proprietà fisiche, piuttosto attributi logici o dialettici. Non sono agenti o pazienti e non sono cause gli uni rispetto agli altri, ma piuttosto sono i risultati di azioni e passioni, i risultati di queste cause, e vengono definiti impassibili. Come fa Deleuze a definire questi eventi, questi esseri incorporei che avvengono alla superficie? Cita Émile Breyer nella sua ricostruzione del pensiero stoico. Quando lo scalpello incide la carne, il primo corpo produce sul secondo non una nuova proprietà, ma un nuovo attributo, quello di essere tagliato. L'attributo non designa nessuna qualità reale. Al contrario, è sempre espresso da un verbo, e ciò vuol dire che non è un essere, bensì una maniera di essere. Questa maniera di essere si trova in qualche modo al limite, alla superficie dell'essere. Come si poteva evincere da Platone stesso, mentre i corpi hanno i caratteri della sostanza, gli effetti assumono i caratteri dell'idea. Come abbiamo visto, a causa di questo divenire e dell'affermazione paradossale dei due sensi simultanei del passato e del futuro che avvengono simultaneamente, vi è una perdita di identità dell'io che corrisponde nel linguaggio alla perdita del nome proprio. A differenza del tempo presente dei corpi, per gli effetti abbiamo l'aion, il passato e il futuro simultanei. Gli effetti incorporei, come abbiamo visto, sono in superficie, quello che viene definito il piano dei fatti, a differenza dei corpi che sono in profondità. In riferimento al linguaggio, gli effetti sono designati dai verbi. Poi c'è un'ulteriore distinzione tra corpi ed effetti ed ha a che fare con l'ironia e con l'umorismo. Nel secondo capitolo si parla appunto degli effetti di superficie, si fa riferimento a Crisippo. Afferma Deleuze: gli stoici sono amatori di paradossi ed inventori. Bisogna rileggere il sorprendente ritratto di Crisippo in alcune pagine di Diogene Laerzio, che affermava: se tu dici qualcosa, questo passa per la bocca. Ora, se tu dici un carro quindi passa per la tua bocca. Afferma Deleuze, vi è qui un uso del paradosso che ha equivalenti nel buddismo zen da una parte e nel nonsense inglese o americano dall'altra. Da una parte il più profondo è l'immediato, dall'altra l'immediato è nel linguaggio. Il paradosso appare come destituzione della profondità, disposizione degli eventi alla superficie, dispiegamento del linguaggio lungo tale limite. L'umorismo è quest'arte della superficie contro la vecchia ironia, arte della profondità e delle altezze. Infatti Deleuze afferma che in quest'opera, Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, si tratta degli eventi nella loro differenza con gli esseri, e inoltre si parla di profondità, soprattutto nei primi capitoli, una profondità che poi viene sostituita dalla superficie. Si direbbe, dice Deleuze, che l'antica profondità si sia dispiegata, sia diventata larghezza. Il divenire illimitato sta ora interamente in questa larghezza rivoltata. Profondo ha cessato di essere un complimento.
Gli eventi sono come cristalli, diventano e crescono soltanto per i bordi, sui bordi. Si parla quindi di una sconfessione della falsa profondità. Per questo motivo, afferma Deleuze, Carroll probabilmente rinuncia al primo titolo previsto, Le avventure sotterranee di Alice. In sostanza possiamo concludere con qualche riflessione personale e possiamo porci una domanda. Come mai Deleuze parla del paradosso? Come mai nomina il paradosso? Da quanto affermato dal filosofo possiamo osservare che il senso ha un particolare rapporto con il non senso. Non può essere inteso come qualcosa che afferisce soltanto al reale, soltanto all'esistente, ma afferisce anche a qualcosa di incorporeo, che sono appunto gli effetti, gli eventi che avvengono in superficie e che sono non presenti in quanto sono nella ion, nel passato e nel futuro contemporaneamente. Quindi il senso non fa riferimento solo all'esistere, al presente, ma anche a quello che Deleuze definisce extraessere, qualcosa che al di là dell'essere e che ha a che fare con il non essere, perché appunto ha a che fare con il divenire e non è nel presente, qualcosa che schiva sempre il presente. Quindi concludiamo qui questo video, spero vi sia piaciuto, se vi interessa potete lasciare un commento, sarà ben gradito. Arrivederci.